Sentirsi più forti e preparate nel corpo per esserlo anche nella mente, così anche il judo può diventare un'arma per contrastare la violenza di genere. La dimostrazione in spiaggia a Senigallia con la campionessa Linda Ragazzi che con Lucia Morico coordina la parte tecnico-sportiva del progetto Difesa Legittima Sicura. Per prevenire, diciamo, sia per chi purtroppo ha subito casi di violenza fisica e anche comunque domestica o esterna, perché è l'inizio di un percorso su più livelli che si interfacciano insieme per dare molta sicurezza e proprio la percezione che uno può farcela, noi donne possiamo farcela. Anche il fatto di imparare a cadere, perché è una delle cose che si imparano nei nostri corsi, ci dà poi la possibilità di rialzarci, quindi anche questa come metafora, la metafora di lavorare insieme, infatti siamo noi donne che siamo per le donne e soprattutto il corpo aiuta la mente e la mente aiuta il corpo, perché comunque è un rinforzo, l'uno rinforza l'altro. E credo che sia un principio, un modo con cui la donna possa acquisire sicurezza, fiducia in se stessa e quindi essere in grado di rispondere a ogni offesa, sia fisica che psicologica, perché anche quella fisica aiuta, anche contribuisce alla tutela e al rispetto di quella psicologica, che purtroppo sono ugualmente presenti entrambe e molte volte sono anche causa di tanti anche delitti. Per cui grazie a questa associazione e a questo percorso che viene fatto perché ogni donna possa, attraverso anche questo tipo di esperienza, credere in se stessa. Il tema della sicurezza è stato al centro degli eventi svolti in 3 giornate a Senigallia con la rete nazionale Difesa Legittima Sicura, che coinvolge istituzioni, professionisti, avvocati, oltre alla parte sportiva con istruttori e praticanti di arti marziali sulle tecniche di difesa personali, anche il seminario giuridico e tecnico cui hanno partecipato avvocati penalisti in arrivo da tutta Italia, dirigenti della Polizia di Stato, il pubblico ministero di Ancona e il dottor Di Cuonzo. I prossimi appuntamenti della rete Difesa Legittima Sicura saranno a Perugia, Milano, Bergamo e Novara. Difesa Legittima Sicura è un progetto nazionale, una rete nazionale che mette insieme avvocati, palestre, maestre di arti marziali, psicologi, medici legali per dare una tutela e una difesa concreta ai soggetti più deboli. Le donne innanzitutto, ma non solo le donne, oggi i soggetti più deboli sono i cittadini in genere, dico io anche le forze dell'ordine, i militari, gli agenti di polizia, sempre più spesso indagati per eccesso colposo di legittima difesa. La legittima difesa deve essere effettiva, deve essere reale. Noi difendiamo l'idea che quando si è attaccati ci si può difendere ed è un diritto naturale difendersi. Oggi la difesa legittima è un istituto che si innesta in un ordinamento che nasce dal regime fascista, uno stato etico in cui lo Stato interviene e il cittadino non può difendersi. Io dico che dobbiamo fare una rivoluzione copernicana e tornare a dire che il diritto di difendersi è un diritto naturale, non può essere una concessione dello Stato. Quindi quando vengo aggredito devo avere il diritto di difendermi. Come funziona questa rete? Una persona può accedere tramite il sito, poi cosa succede? Chi ha subito violenza, parlo adesso per le donne, può accedere al sito, chiedere assistenza agli avvocati che sono nel proprio territorio o alle palestre di arti marziali, in qualche modo dimostrare che sta affrontando un percorso processuale e la rete mette a disposizione subito gratuitamente la rete di professionisti e un corso annuale gratuito di difesa personale. Per quanto riguarda invece i cittadini, le forze dell'ordine, possono rivolgersi alla rete per chiedere un'assistenza gratuita, una consulenza gratuita. Se poi diventerà, questo in tutte le situazioni, l'avvocato della rete seguirà le persone che si sono rivolti appunto a Difesa Legittima Sicura, l'avvocato dovrà mantenere i minimi tariffari durante tutto il corso del processo. E rispetto alla riforma di cui si parla in questo momento, qual è la sua opinione? La riforma è necessaria, ci vuole, ma io dico al governo che questa riforma è poco perché, ripeto, noi dobbiamo pensare ad una rivoluzione copernicana, non basta aumentare le maglie della legittima difesa, occorre ribadire, dire per la prima volta, o forse come era nell'antichità, non è la prima volta, che difendersi è, lo ripeto per l'ennesima volta, un diritto, non può essere una concessione dello Stato.